Quella che vedete alle mie spalle è un'immagine che nasconde una chiave privata di un indirizzo Bitcoin. Infatti, come diciamo in questo articolo del Cryptonomist, che ovviamente vi metto il link in descrizione, in questa immagine sono stati nascosti 2,1 Bitcoin. Ora, tanto per capirci, se andiamo su CoinMarketCap e clicchiamo su Tools Currency Converter, facciamo una conversione, 2,1 Bitcoin sono circa 18.251 dollari. Ebbene, se andate su questa notizia, potete cliccare sul link al file satoshipuzzle.png e scaricarlo da Dropbox, il file è questo, e provare a cercare al suo interno una chiave privata di un indirizzo Bitcoin. Questo infatti è un gioco che è stato creato dai programmatori di un exchange che consente soprattutto lo scambio di derivati su criptovalute e Bitcoin. Però è tutto vero. Ma dove sta la fregatura? La fregatura sta nel fatto che non ci sono le istruzioni su come trovare questa chiave privata. Secondo quanto dichiarano gli autori, bisogna utilizzare una combinazione di algoritmi, matematica e crittografia per trovarla, però non vi dicono qual è questa, combinazione. D'altronde, se fosse stato facile, lo avrei fatto, avrei provato a farlo io e non vi avrei certo detto che c'era questa opportunità. Invece è difficile, è molto difficile. Io, ad esempio, non sono capace, non mi sono nemmeno messo a cercarla. Se qualcuno di voi invece è particolarmente bravo con questi giochi, allora può provare a scaricarsi il file e cercare al suo interno questa chiave privata. Il gioco funziona in questo modo: a questa chiave privata ovviamente corrisponde un indirizzo pubblico di Bitcoin. Su questo indirizzo pubblico sono stati messi 1,1 Bitcoin. Chi trova la chiave privata può, utilizzandola, accaparrarsi quel 1,1 Bitcoin andandoselo a spedire ad un proprio indirizzo. Poi dopo si registra all'exchange, fornisce all'exchange la prova di essere entrato in possesso di quella chiave privata e loro danno un altro Bitcoin sul conto che c'è sul proprio account dell'exchange. Quindi chi risolve questo puzzle può impossessarsi direttamente di 1,1 Bitcoin e l'altro Bitcoin può farselo dare dall'exchange. Purtroppo non so darvi nessun'altra informazione, nemmeno da dove partire. Io credo, presumo che questa chiave possa essere nel file. Non so se c'è proprio semplicemente nell'immagine, cioè guardando l'immagine. Magari bisognerà utilizzare qualche strumento, qualche software per indagare il file e non tanto l'immagine. Non lo so. Spero che qualcuno di voi invece abbia idea di come fare. Tra l'altro, visto che anche gli organizzatori di questo gioco sanno benissimo che è difficilissima da trovare, hanno dichiarato: guardate che se in una settimana nessuno riuscirà a risolverlo, allora pubblicheremo alcuni suggerimenti. Tra l'altro, loro questo concorso l'hanno lanciato su Twitter, quindi probabilmente sarà proprio sempre sul loro canale Twitter, sulla loro profilo Twitter, che daranno ulteriori informazioni e quindi altri suggerimenti nel caso in cui in una settimana nessuno riuscisse a risolvere questo puzzle. Quindi, come gioco è molto difficile, ma mi sembra molto curioso, molto interessante. Io sinceramente solo spero che veramente ci siano questi Bitcoin e che veramente ci sia questa chiave. Purtroppo non possiamo verificare perché non hanno nemmeno detto qual è l'indirizzo pubblico su cui hanno caricato quel 1,1 Bitcoin. Però, visto che tra un po' dovrebbero farci sapere qualche cosa, magari avremo ulteriori informazioni nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane. Se poi volete, scrivete nei commenti a questo video cosa ne pensate, se magari avete anche qualche suggerimento, qualche idea, chissà che non si riesca a creare magari un gruppo di persone che ognuno ci mette un po' di capacità, di competenze per cercare di trovare la soluzione e magari portarsi a casa e dividersi i guadagni. Sappiate solo che stavolta non ha senso chiedere a me ulteriori informazioni perché io tutto quello che so ve l'ho detto. Poi, oltretutto, non sono né un esperto di crittografia né un esperto di matematica, non sono nemmeno un informatico, quindi veramente io posso essere di aiuto zero nel tentativo di andare a cercare questa chiave privata. Io stesso proprio ci ho già sicuramente 100% rinunciato.
Se poi invece qualcuno di voi avesse qualche idea e la vuole condividere con me in privato, ricordatevi che potete sempre scrivermi all'indirizzo email info@marcocavicchioli.it perché io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!